democratico. Antonio, noi rimaniamo ancora qui perché stiamo per collegare anche il prossimo dei nostri ospiti. Si tratta dell'onorevole Giorgio Lainati del Popolo della Libertà, che tra l'altro è anche vicepresidente della commissione di vigilanza RAI, con il quale avremo l'occasione di trattare proprio il tema relativo invece alle sentenze sì, dell'AGI, come alle multe che ha comminato in relazione agli interventi del Premier lo scorso venerdì a Mediaset e Rai, quindi un tema tra l'altro sul quale si sono espressi praticamente tutte le parti politiche e anche i vari direttori di questi telegiornali che sono stati presi in questione. Sì, tra l'altro stiamo parlando di multe abbastanza salate, considerando Sì, quelle che sono normalmente le ammende, no, che sì, vengono. 258.000 euro Sì, inflitte al TG1, giusto per esatto. menzionarne una, di cui il direttore è Augusto Minzolini. Ma Antonio, noi abbiamo in collegamento proprio l'onorevole Lainati. Buonasera. Sì, buonasera a lei e Buonasera, ai onorevole. radioascoltatori, ovviamente. E grazie di aver accolto il nostro invito qui su Radio Yes. È il minimo. Stavamo proprio commentando, dando conto ai nostri radioascoltatori di quello che è accaduto relativamente alla RAI e a Mediaset con gli interventi del Premier dello scorso fine settimana, quindi a margine della prima tornata elettorale. Ecco, so insomma che lei, in quanto anche vicepresidente della commissione, si è espresso in maniera molto forte nei confronti dell'Agicom e del presidente Calabrò. No, non è che mi sono espresso in maniera molto forte, ho solo notato che tutti i rappresentanti dell'opposizione, da Vendola a Casini, si sono alzati ad applaudire forsennatamente la decisione di Calabrò e dei membri dell'autorità, quindi vuol dire che è una decisione leggermente di parte, perché normalmente un'autorità deve essere equilibrata e garantire le ragioni di tutti. Se garantisce solo le ragioni di una parte politica che interviene per approvare le decisioni stesse, vuol dire che sono decisioni che, come dire, fanno contenta solo questa parte politica. Quindi ho notato una certa mancanza di equità nella decisione, tenendo conto che la settimana scorsa, da lunedì e venerdì, essendo stato sempre zitto il Presidente del Consiglio, hanno parlato tutti gli altri per molti minuti, che sommati fanno anche alcune ore, sia di telegiornali pubblici, privati e di programmi di approfondimento. Come è giusto che sia, hanno tutti commentato l'esito del primo turno di voto, mentre il Presidente del Consiglio da lunedì a venerdì non ha parlato. Avendo parlato venerdì sera ai telegiornali, apriti cielo. Cioè, mi sembra che nel sistema generale delle comunicazioni si usino spesso sempre due pesi e due misure, perché i giudizi su tanti programmi di approfondimento, ma poi basta avere il telecomando, uno li vede. Ci sono programmi di approfondimento sia del servizio pubblico che di alcune reti in particolare, come una rete privata molto importante che è la 7, che hanno una linea editoriale contraria alla maggioranza di governo e lo denunciano continuamente con le scelte di linea politica dei programmi. Ecco, onorevole, leggendo i dati che sono emersi dall'osservatorio di Pavia della settimana dal 16 al 22 maggio, che poi sono i dati che prende in riferimento l'Agicom, se non erro, per quanto riguarda ad esempio il TG1 sembra abbia dedicato il 40,2% dello spazio al governo più maggioranza ed il 40,7% all'opposizione, a cui va aggiunto il 14,5% della voce altri, che indica le formazioni non presenti in Parlamento e che fanno riferimento al 90% del centro-sinistra, come per esempio Sinistra Ecologia e Libertà, i Verdi e Rifondazione, quindi la sinistra insomma extraparlamentare. Quindi in questo sembrerebbe che l'opposizione abbiano avuto il 55,2% in più del dato governo più maggioranza. A questo punto. Guardi, mi sembra che questi dati che lei ha appena citato e che hanno sentito i radioascoltatori facciano giustizia Questi sono i dati dell'Osservatorio di Pavia. di tante polemiche assolutamente pretestuose che vengono continuamente riproposte contro la maggioranza e contro il centrodestra. Antonio, Voglio dire, onorevole. la faziosità di anno zero non è una roba che tu quantifichi solo giovedì scorso
e basta, cioè la devi spalmare in tutta una programmazione di 9 mesi di programma, cioè è un programma che dichiara la sua militanza politica e si sa qual è, insomma non è che lo devo dire io, basta essere un attento spettatore e lo comprende perfettamente, cioè non è una questione neanche di faziosità dell'uno o dell'altro, è tale evidenza la scelta di quel programma di essere solo da una parte che tutti insomma percepiscono chiaramente, quindi anche questo lo dico perché è un programma che fa una media di 5 milioni di telespettatori, non di 200.000. Ecco, onorevole, le volevo chiedere questo, a proposito degli interventi dell'altro giorno nei vari TG del Premier, qualcuno in maniera un po' perfida, devo dire, ha fatto notare, dati di ascolto alla mano, che in coincidenza degli interventi di Berlusconi c'è stato un calo degli ascolti dei TG che poi hanno recuperato quando poi il messaggio era finito. Volevo sapere se lei aveva un commento da fare su questo e se, però più seriamente, più in generale, lei pensa che il messaggio diciamo del Premier sia ancora di stretta attualità o se magari è chiaro che tutto deve essere rapportato al momento politico e ai temi che sono al centro della discussione, ma chiaramente Berlusconi è leader centrodestra dal 94, dall'altra parte si sono succeduti sia Prodi che Veltroni che Rutelli come candidate premier, mi pare che Rutelli e Veltroni abbiano perso, 2 volte ha vinto Prodi, ma invece governare 5 anni ha governato solo 2 anni, quindi qualche problema oggettivamente anche da quella parte c'è stato. Se lei poi pensa che lo stesso onorevole Veltroni l'altro giorno, volendo fare lo spiritoso, visto che Berlusconi non commentava l'esito del primo turno, ha detto magari potremmo chiedere a chi l'ha visto se lo rintracciano. Poi che cos'è successo? Che evidentemente l'hanno rintracciato ed intervistato a tutti i telegiornali, apri di cielo uno scandalo internazionale. Cioè a me sembra che la polemica politica e lo scontro durissimo che è in atto delle volte anche perda quel minimo di buonsenso che ci dovrebbe essere, perché ripeto, 5 giorni silenzio, non voglio dire ai nostri radioascoltatori giusti o sbagliati, ma uno può decidere se commentare o meno. Se uno decide di commentare dopo 5 giorni nella forma che preferisce, non vedo dove sia lo scandalo. Nel frattempo, ripeto, non è che siamo in Bulgaria degli anni 70 per cui nessuno ha parlato, hanno parlato tutti e hanno giustamente coperto di critiche l'azione di chi aveva perso il primo turno delle elezioni nel perfetto rispetto della democrazia quale c'è nel nostro paese da molti decenni. Certo. Onorevole, noi la ringraziamo molto di essere intervenuto sulle nostre frequenze e le auguriamo un buon lavoro. Buon lavoro a voi e grazie ai vostri radioascoltatori. Buonasera. Grazie a lei, onorevole. Grazie all'onorevole Buonasera. Giorgio Lainati del Popolo della Libertà. Antonio, noi ci a questo punto io direi che siamo in prossimità della pausa, quindi consiglierei di fermarci qualche istante e poi ritorneremo, anche perché nel pomeriggio abbiamo avuto anche modo di ascoltare l'onorevole Giuseppe Giulietti del gruppo Misto in quanto portavoce di Articolo 21, proprio mentre era davanti a Montecitorio, mentre si stava dibattendo sul decreto legge Omnibus contenente la moratoria sul nucleare, come anticipavamo nella prima parte della nostra trasmissione, e quindi abbiamo anche trattato questo tema che sembra essere tra i temi del giorno. Sì, sì, sicuramente, quindi ascolteremo con grande attenzione quello che ha da dirci, che ci ha detto nel pomeriggio, quindi direi, visto che siamo perfettamente in orario, perfettamente in ritardo, quindi andiamo in pausa. Di andare in pausa così poi ci gustiamo il resto dei contributi. Andiamo in pubblicità.